Paronto. Ed eccoci qua con un nuovo video su Street Fighter 5, l'Arcade Edition, dopo aver scaricato un'immonda quantità di gigabyte. Una madonna di giga. Tantissimi. E io dovevo ancora scaricare anche i gigabyte dell'aggiornamento prima, quindi ne avevo scaricati tipo quasi una quarantina. Eccoci qua con l'incredibile scontro tra Sakura, che su Mibai si dice Sakura, nella storia diceva Sakura o Sakura, credo sia Sakura. Sì, io mi prendo l'altro vestitino. E Dan Sakura, Sakura. E Dan, che no, colore di bellissimo di... che è il colore di Dan, quello è il mio personaggio preferito di Street Fighter. Eh sì, perché l'effetto un po' da scemo fa ridere, diciamo. Me l'ha sempre fatto ammazzare dalle risa del sì, no, no. Che c'aveva la provocazione con la super, era stupendo. Cioè quando filmava l'autografo, bellissimo. Sei tipo alla Johnny Cage su Mortal Kombat. Così. Bellissimo. Dan e Sagat, i miei personaggi preferiti. Io aspetto per Cody. Vabbè, anche Cody. È per quello che ti chiami Cody, può essere. Forse volendo. Sì, perché sì, 89 perché è l'uscita del gioco in versione arcade nel mondo, diciamo. Sì, sì. L'89 è quello. Sì, in sabato allora... ho detto devo cambiare il nickname, proviamo a cambiarlo e sceglierlo. Allora, io sono colei la Sakura dello staff della sala giochi. Quella esatto, con il vestito blu è quella la part-timer. Esatto, la part-timer. E Cody è quello con il cosplay di Dan qua in Brasile. Aia, a prendere schiaffi, i grandi schiaffi. Beh, aspetta, abbiamo una nuova trasformazione, no, forse che no. se fai il KO ad un personaggio verso destra, cioè ah, è vero. C'è una cosa fighissima. Io ho fatto prima un arcade che vedrete domani sul canale, che ho buttato Birdie nel come si chiama, nella coso telefonico, nella metro, se non sbaglio. No. Aio, arrivo. Quale ho fatto di mossa? No. Oh, eccola. Bam. No. Ammazione. Arrivo. Le piglio! No, ma fa bene! Che schifi! Che buco di sedere! Vabbè, era da tanto che non giocavo a Street Fighter, quindi diciamo devo prendere ancora la mano, poi sono contro un campionissimo mondiale. Che gioca col controller e non con i fight stick, giusto? Sì, perché sennò il microfono non lo posso utilizzare. Cioè, vuoi la rivincita? Possiamo fare a cambio? Assolutamente. Bam. E se vuoi facciamo a cambio dopo. Vorrebbe... Oddio, non lo usato ancora con l'archistic, quindi non saprei che dirti. Si parte bene, meno quello. Partire bene in un confronto. Poi il risultato, vabbè, quello. Ah, una cosa, le V-trigger come si azionano? Che quello me lo sono un po' perso nel... E i due forti, se usi il pad dovrebbe essere R1 ed R2. Ah, ok, io schiacciavo tutti e quattro insieme. No. Sì, solo due. Aia, grandi botte. No. Arrivo. Vedi, da quello è il cane di Resident Evil che cerca di uscire da casa. Sempre Capcom comunque, né? Si parla sempre di prodotti, sì, è Capcom. E quello ho detto è correlato. Fatto apposta. Esatto. Mamma mia! Cazzo! Senti, no, eh! Mi trigghissimo! Porca ora loca! Sono triggerato! Per un pelo! Poi non è giusto che ci sono le ballerine là dietro che distorgono un po' la funzione. No, io purtroppo vado sempre a detta per quel motivo, così appunto. Le amiche di Laura, me lo si chiamava Laura, no, brasiliano, sì. Miseria. Yeah. Aio. Arrivo.
E che botta! Quanti colpi volanti! Bella cosplay di Ken! Aio! No, di Ryu! Errore! Più o meno, dai! Steel Trigger! Ovviamente si vede il... Ah no, arrivo, no, no, no. Signor! Ah però! Vuole cambiare che non dai il pario! Porco no, giuda! Perché nel... È perché c'ha il microfono tipo alla call center. Appunto, infatti nel... che cacchio c'entra? Infatti ho sbagliato costume. E poi da part time non so ancora per quanto posso lavorare, quindi diciamo che è lavoro precario. Dovranno fare il contratto quello a tempo. Appunto. Dovranno rinnovare il contratto ogni indeterminato. Vai ancora una. No. Dai. Tanto la chi arriva prima a 3 tanto. Ah, proprio a 3 vittorie, non al meglio delle 3. Proprio 3-3. Sì. Ok. Veramente si spera di non far fare un bel 3-0 al buon Cody qua. Aia. Le botte. Il dolore. Tieni. È dannata questa player di Dan. Oh, andiamo qua nel reparto ortofrutticolo. Scusa? Ah, andiamo al reparto ortofrutticolo. Anche no, se non schia... ho capito, ma mi ha presa la sprovvista. No, perché ci siamo spostati tutti a destra. Andiamo no, a rovinare la sprovvista. non avevo capito che cosa stavi dicendo. Ortofrutticolo, ho detto che stai dicendo? Andiamo a rovinare. Andiamo a rovinare il, l'università ai figli. In qualche maniera dovrà pagare l'università. Appunto. Di solito si fa così con l'ortofrutticolamento. Ma si può fare anche l'altra qua? O DV Trigger? O... Se ti stai più vicino, devi essere più vicino, sennò okay. Diventa una token standard. Ah, ok. Mi sembrava strano. Aio. Che botte. Aio. Quel dannato tucano là sopra. Un tucano. Eccolo, sta beccando colui che vende le banane. Aio. No. V-Trigger. V-Trigger. No. Parata. Arrivo, signor. Beccato. Beccato, malissimo. Secca. Vero, guarda che figo. C'ha proprio la... vedi sulla spalla? Ha il logo della Capcom. Yeah. Oddio, non ci ho fatto caso. Vabbè, effettivamente se la giochi non è che poteva fare SNK. Vabbè. Il gioco ci poteva anche stare. Anche giustamente. E niente, 3-0, secco. Secchissimo. Però perlomeno avete visto un po' di manovre incredibile con la buona Sakura. Sakura. Quanta bella. Che tra l'altro, se non sbaglio, è stata votata un paio di giorni fa come il personaggio preferito di tutti i tempi di Street Fighter. È arrivata al primo posto. È probabile, dopo forse Chun-Li e Cammy, che sono quelle storiche. Sì. Probabilmente è la terza, quarta che... Anzi, devo essere sincero, quel posto me l'ha fregato Giuri quando è uscito Street Fighter 4. Quella era veramente... Cioè, proprio un po' devi di niente, stavi fermo a guardarla perché ti piaceva. Vabbè, insomma, abbastanza. Niente, ragazzi, dai. Spero che questa sconfitta mia e vittoria del buon Cody vi sia piaciuta. Ma perché c'ho... una vittoria tu, ok. E ci vediamo al prossimo combattimento domani ci sarà già un episodio nuovo con Marvel vs Capcom. Ciao.